Ma non si capirebbe nulla di quello che sta succedendo se non si tenesse conto della grande rabbia che monta in America nei confronti della britannica BP. Di questo abbiamo trovato ampio riscontro in un confronto dibattito andato in onda sulla CNN. Anderson Cooper, AC360, CNN Weeknights 10 Eastern. Seems so simple. Let's bring in Democratic strategist and non-partisan Louisianian James. Guardate questo signore senza capelli. È lui il vero protagonista del dibattito messo in rete da CNN. Si chiama James Carville, già consulente di Clinton. È veramente, diciamo così, molto arrabbiato per quanto avvenuto e non lo nasconde. Vorrebbe che la vicenda fosse trattata come una vera e propria invasione del territorio degli Stati Uniti. A subpoena to Justice Department, somebody done drop a subpoena and say, if we don't have it in 24 hours, that's it, partner. We're not fooling around. It's a matter of national security. The Louisiana coast is being invaded. Il nemico andrebbe spazzato via. Quelli della British Petroleum dovrebbero essere già in galera. L'approccio è nazionalistico, molto americano. Se c'è un disastro, ci sono dei colpevoli. Il fatto poi che siano stranieri rende la cosa politicamente ancora più intrigante. Il dubbio è che BP in realtà se ne freghi, perché il danno coinvolge un territorio lontano dalla sede centrale della compagnia. A parti ribaltate è un'accusa che si sono spesso sentite rivolgere le multinazionali statunitensi. Ora però sono gli americani a subire e questa è in qualche modo una novità. Qui si dice, senza mezzi termini, che BP non vuole far sapere cosa stia succedendo. Douglas Brinkley non usa giri di parole. La compagnia sta presentando falsi rapporti. Dice di avere piani di recupero che proprio non esistono. Phony reports that they had a response plan that they were going to protect, dealing with walruses and seals in the Gulf of Mexico when it doesn't even exist. Si parla di corruzione, di gente che gioca a nascondino. Ci vorrebbe la mannaia per i responsabili. Ma è proprio Douglas Brinkley, consulente di Obama e professore di storia, a dare una notizia. BP dovrà pagare dai 10 ai 20 miliardi di dollari. C'è un piano del governo americano, il Gulf Recovery Act, per passare all'azione e salvare la foce del fiume Mississippi deviandone il corso. E alle compagnie che operano nei pozzi offshore sarà imposta una tassa a favore della conservazione ambientale. Ma dobbiamo tener presente che il Golfo del Messico è una zona dove operano moltissime compagnie petrolifere. Adesso vorrei farvi rivedere un pezzo di un servizio che abbiamo messo in onda in un'altra puntata di Scenari, curato da Luca Gaballo e che ci dice come esista una piattaforma della Shell che pesca ancora più in profondità. Il giacimento più profondo del mondo si trova nel Golfo del Messico, si chiama Perdido e dopo una preparazione di quasi 15 anni ha iniziato finalmente a funzionare a pieno regime lo scorso aprile. È gestito dalla Shell, che ci tiene a mostrare sulla rete YouTube quanto coraggio, quanta intelligenza, quanta tecnologia sia stata necessaria per renderlo realtà. La piattaforma Perdido si trova sopra il pozzo più profondo del mondo, 2.934 metri. Oltre al giacimento principale ve ne sono altri due, lontani 6 e 9 miglia. Un sistema di tubature sul fondo marino lo connette al sistema sotterraneo di pompaggio che spinge gli idrocarburi in alto verso la piattaforma. Il cilindro base della piattaforma Perdido è stato trainato per 160 miglia marine in appena 2 giorni alla sua destinazione finale. È arrivato galleggiando. La sfida era capovolgerlo, farlo ruotare da una posizione orizzontale ad una verticale galleggiante. Decine di tecnici specializzati hanno lavorato per riuscirci per circa 48 ore. Una volta in posizione sono stati mollati i galleggianti e aperti i boccaporti. L'acqua ha iniziato ad entrare e la sezione terminale a sommergersi, inclinando il gigantesco albero di 15 gradi. Poi è stata pompata acqua nei tubi per le successive 24 ore, fino a che il cilindro non si è ritrovato a galleggiare verticalmente. Poi i tecnici hanno iniziato la procedura di ormeggio a catene e cavi abbastanza forti da resistere ad uragani devastanti, come Katrina. Il fatto è che le tecnologie che consentono di arrivare così a fondo sono tanto straordinarie, uniche e segrete che solo le compagnie che le hanno sviluppate le conoscono. Nessuno può dire ciò che avviene veramente o ciò che potrebbe avvenire in caso di incidente, se non loro, che in questi studi hanno investito
tanto tempo, tanta intelligenza, tanti soldi, così come nessuno sa quanto petrolio ci sia veramente sul fondo del mare. Il terzo documento che vi proponiamo è di una fonte indipendente, Journeyman Pictures. In questo servizio si parla soprattutto della corruzione che c'è dietro l'industria petrolifera e anche della inadeguatezza dei primi interventi. L'industria delle ostriche in Louisiana aveva un giro d'affari da 300 milioni di dollari, una realtà enorme articolata in piccole aziende familiari. Ora tutto questo rischia di essere spazzato via. Per Journeyman Pictures la vera domanda riguarda gli standard di sicurezza per le piattaforme offshore. Sono scesi così in basso perché i governi e la politica si sono per decenni fatti condizionare dall'industria petrolifera. E anche le risposte al disastro sono state inadeguate. John Anderson, di un'agenzia creata apposta per il disastro, spiega che i galleggianti adoperati non sono serviti praticamente a nulla. Sono efficaci solo se la marea di petrolio è alta due piedi. Qui la quota era anche 5 volte superiore. Adesso la grande paura cresce e si lega pure alle condizioni meteo, agli uragani, che potrebbero compromettere ogni sforzo di contenimento della marea di petrolio. I pescatori sono disperati, ma la BP con loro ostenta calma. Una rappresentante della compagnia dichiara che il disastro non è bene per la sua azienda, che ha un'agenda verde, ma che sono state intraprese comunque tutte le misure necessarie. La BP è una compagnia responsabile. It's definitely not a great push for your reputation, especially for a company like ours who's definitely had a green agenda, but I think with the amount of response that we have ramped up. Un commento difficile da mandar giù, anche perché le parole non corrispondono ai fatti. Anderson ricorda che la BP era stata multata molte volte perché non garantiva le norme sulla sicurezza sul lavoro. La faccenda è stata affrontata anche in Senato. La BP ha detto che pagherà i risarcimenti rispetto ai danni supportati da prove, definizione decisamente vaga. Stephen Roady, avvocato, precisa che fra governo e petrolieri ci sono state negli anni troppe complicità a scapito della giustizia e della valutazione del rischio ambientale. Il risultato è che solo ora, a disastro avvenuto, si vedono e sentono senatori preoccupati per la sicurezza delle trivellazioni. It's obviously our view, and of course hindsight is 2020, this was a very imprudent thing for the government to have been doing. Intanto in Louisiana il futuro, come cantava Bob Dylan, è letteralmente nelle mani del vento, può dissolversi da un momento all'altro. La sorte di un'azienda e di una famiglia di pescatori, così si conclude il filmato, dipende dall'arrivo o meno di un'onda nera capace di distruggere ogni forma di vita.